Buongiorno a tutti, ben ritrovati alla consueta rubrica Caffè Mercati, ultimo giorno della settimana quest'oggi. Vado veloce con il calendario economico perché poi andiamo a vedere molti molti grafici. Quindi, scorriamo subito in maniera molto molto veloce, eccolo qui. Andiamo al giorno di venerdì 24 di novembre 2017, scorriamo il tutto ed eccoci qui. I dati di quest'oggi, di dati interessanti, quest'oggi troviamo i dati in Germania, indice IFO sulla fiducia delle aziende, come appena detto in Germania. A brevissimo, i dati di ieri in Germania sono stati buoni, infatti adesso andiamo a vedere come ha reagito il DAX, poi ci sono altri dati ma non così importanti, quindi dobbiamo concentrarci su questo dato qui che potrebbe essere a mio avviso anche positivo e al di sopra delle attese. Ma comunque andiamo subito sui grafici e andiamo a vedere come i mercati si stanno comportando. Partiamo dal DAX, il nostro DAX che anche ieri ha toccato la zona di 12.900, si è riportato poi in chiusura in area 13.003, ok, comunque area 13.000 in chiusura. Quest'oggi apre bene, ma ora sta già ritracciando. Comunque io, che mi concentro su time frame giornaliero, vedo ancora un'impostazione rialzista. Poi ieri alla sessione di trading con Ichimoku abbiamo impostato dei ribassi, ma almeno per ora la visione resta long, perché il livello di 12.900 e tutta questa fascia molto importante sta tenendo molto molto bene. Ottimo, proseguiamo, andiamo spediti e andiamo a parlare di euro-dollaro. Come detto, poi io sono entrato in posizione qui a 1.18.35, non è stata un'entrata fantastica. Non è stata un'entrata fantastica la mia, perché ho un target in area 1.2 e uno stop al di sotto di questo minimo qui in area 1.17.30. I rapporti rischio-rendimento non sono dei migliori, quindi fare molta attenzione a questo. La mia view comunque è rialzista, come stavo dicendo nei giorni scorsi, c'era dell'indecisione all'interno di questo strumento, perché guardate bene queste candele qui, ombre ampie, corpi molto stretti, quindi livello di apertura molto vicino al livello di chiusura, e poi cos'è successo? Come mi aspettavo, esplosione dei prezzi al rialzo, con chiusura al di sopra di questo massimo in area 1.17.57. Una buona esplosione al rialzo che ci ha dato dei segnali interessanti per posizionarci, come avevo scritto nell'articolo e come stavo dicendo a tempo, long su euro-dollaro, anche se non con degli ottimi rapporti rischio-rendimento. Di conseguenza, diminuire il rischio è la cosa primaria da fare in queste situazioni, almeno per come io opero, o altrimenti, cosa ancora più saggia, lasciar perdere lo strumento. Andiamo avanti però, concentriamoci sull'oil, che rompe quindi ancora due giorni fa, il 22 di novembre, i massimi in area 57,80, la candela di ieri, anche se non di alta volatilità, comunque si attesta sempre al di sopra dei massimi precedentemente citati. La candela di oggi positiva, ovviamente siamo all'inizio della giornata, capiamo come si comporterà il prezzo. Ora sì, però, dopo aver chiuso parte dei profitti, inizio a spostare lo stop qui in guadagno, in profitto, a 56,34. Bene, andiamo avanti e parliamo di Ethereum, che ha rotto i massimi storici, un nuovo massimo storico in area 4,22-4,23, adesso sta ritracciando. Secondo me, una volta arrivato qui, riprenderà di nuovo la scalata rialzista. Io ho un target di medio termine in area 600. Anche AudiCAD molto buono, siamo entrati da 0,9650 all'incirca, sta proseguendo bene, e ovviamente qui è uno spunto di analisi tecnica, perché qui c'erano dei supporti molto interessanti di inizio anno, eccoli qui, e adesso stanno funzionando bene. Ok, ho concluso questa rubrica, ringrazio tutti quanti per l'ascolto, quest'oggi numerosi contenuti sul sito come sempre, vi aspetto numerosi. Con questo io auguro una buona giornata e un buon trading a tutti, e ci vediamo poi la prossima settimana con la consueta rubrica Caffè Mercati. Ciao e grazie a tutti.